Benvenuti a questa nuova edizione di Lanterna TG. In apertura ci occupiamo del primo incontro programmatico nell'ambito dell'organizzazione dello spettacolo Insieme per le vie della Marina. Questa mattina diverse associazioni hanno partecipato a questo primo raduno al Carmine. Ancora ci occuperemo della prossima intitolazione del plesso di Piazza Gondar afferente al liceo di Nares che si terrà lunedì. Ancora la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il comune e l'associazione Plastic Free. Poi ci siamo recati questa mattina in Piazza Progresso, dove c'è stata una raccolta fondi organizzata dall'associazione Santa Rita. Chiusura con lo sport e il calcio, con Domenico Cannizzaro inviato ieri allo stadio Barbera, dove ha seguito i playoff tra Palermo e Sampdoria. Andiamo a vedere i servizi. Campagna di sensibilizzazione sociale e valorizzazione territoriale promossa dal Rotary. E tu? Si è svolto il primo incontro programmatico organizzato dal Laboratorio Culturale Insieme. Al Carmine, amministrazione comunale e associazione a Lanterna hanno illustrato ai numerosi partecipanti i dettagli dell'iniziativa, che mira a creare una serie di eventi per rivitalizzare durante la stagione estiva il quartiere Marina. Assessore, un coordinamento per iniziare a coinvolgere le associazioni in vista della stagione estiva? Si parla di Insieme, si parla di rivalutare la Marina. Eh sì, con l'associazione folcloristica Lanterna abbiamo condiviso su loro proposta questo progetto di raccolta e di chiamata alle armi delle associazioni degli artisti che vogliono insieme a noi organizzare questo festival che riempirà le strade della Marina di capolavori e di quant'altro per farla rivivere, così come è intenzione dell'amministrazione comunale, che sta già agendo in questo senso. Stamattina sono con noi tantissimi artisti e tantissime associazioni con le quali stiamo stilando il calendario in modo da poterlo inserire all'interno del calendario dell'estate licatese e far rivivere, come già detto, il nostro magnifico quartiere, che è quello della Marina. Nell'organizzazione, che contempla ogni forma d'arte, l'amministrazione comunale è affiancata dall'associazione turistica e culturale a Lanterna. Beh, il progetto nasce da un'idea nel 2019, dove abbiamo già fatto la prima edizione, e ha un duplice obiettivo: quello di valorizzare i quartieri e i punti più suggestivi della nostra città, e l'altro aspetto più importante, che è quello di cercare di coinvolgere quanto più persone che esprimono arte. Licata ha diversi artisti, centinaia di artisti che non riescono a trovare una vetrina, che realizzano quadri e sculture, che più ne ha musica, chi più ne ha più ne metta, però non riescono mai a trovare una vetrina. Questo è l'obiettivo di Insieme: essere un palcoscenico a cielo aperto, dove ognuno, nella propria autonomia, riuscirà ad arricchire un angolo della Marina ed esprimere la propria arte. La sede Unicurs di Licata è polo di studi dell'Università e Campus. L'ampia offerta formativa abbraccia 5 facoltà, 60 corsi di laurea, master, perfezionamenti, certificazioni informatiche e linguistiche. Con Unicurs potrai usufruire di molteplici agevolazioni economiche sulla retta accademica. Le iscrizioni ai corsi sono aperte tutto l'anno e durante il percorso universitario avrai un tutor personale sempre al tuo fianco. Unicurs di Licata. Ci prendiamo cura dei vostri obiettivi. Lunedì 20 maggio si terrà la cerimonia di intitolazione del plesso scolastico sito in Piazza Gondar alla memoria di Francesca Morvillo, uccisa dalla mafia nell'attentato di Capaci il 23 maggio 1992, assieme al marito Giovanni Falcone e agli uomini della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Questo è un momento che noi stiamo aspettando con gioia e tanta emozione, è un momento ricco di significato e non l'avevamo fatto prima negli anni passati, lo faremo lunedì alla presenza delle istituzioni. È un momento commemorativo necessario ma fortemente voluto. La cerimonia, organizzata nell'ambito del progetto Legalità, sarà preceduta alle ore 11:15 nell'aula magna del liceo Vincenzo Linares dall'incontro con il giornalista e scrittore Felice Cavallaro, autore del romanzo Francesca, storia di un amore in tempo di guerra, edito da Solferino.
Sì, perché insomma ripercorreremo con lo scrittore i momenti più importanti di Francesca Morvillo. Stile, potenza, emozione. La tua auto dei sogni ti aspetta da Terminal Motors. Scopri l'eccellenza nei nostri showroom. Entra nel mondo dell'eleganza e delle prestazioni straordinarie. Auto di classe, tecnologia all'avanguardia e un servizio clienti senza paragoni. Scopri la perfezione su quattro ruote con noi. Visita i nostri showroom ed entra in un'esperienza di guida unica. Veniteci a trovare sulla strada statale 115 Alicata e a Villaggio Mosea ad Agrigento. È stato sottoscritto a Palazzo di Città il protocollo d'intesa tra Comune e Associazione Plastic Free. La referente licatese Giusia Labiso ha firmato l'accordo insieme al sindaco Angelo Balsamo. Anche il nostro comune intraprende pertanto un percorso di sensibilizzazione contro l'inquinamento da plastica. Sì, oggi abbiamo siglato il protocollo d'intesa con il Comune, io come referente locale per l'associazione Plastic Free Onlus, quindi il Comune ha già collaborato con noi e da oggi speriamo in una collaborazione migliore sulle nostre iniziative di pulizia ambientale, sensibilizzazione scuole e sensibilizzazione del territorio. Alla firma del protocollo d'intesa era presente anche l'attivista di Plastic Free, l'imprenditore agricolo Tony Rocchetta. Sì, oggi siamo molto felici di aver fatto questo bellissimo passo, infatti il nostro messaggio di sensibilizzazione contro le microplastiche e l'inquinamento è arrivato anche ai cittadini, quindi ognuno di noi fa la sua parte, quindi tutti insieme si cresce, quindi non sporcare è meglio che pulire. La falegnameria Caico Arte Design è leader nel settore degli infissi in legno e della serramenta. La collaborazione con prestigiosissime ville italiane ne testimonia l'importanza dell'azienda. Veniteci a trovare in via Salvo d'Acquisto a Licata. Un banchetto per la raccolta fondi è stato ospitato questa mattina in Piazza Progresso. La finalità è assolutamente nobile e prevede la vendita delle rose di Santa Rita, il cui ricavato è destinato a progetti per l'infanzia della Fondazione Santa Rita da Cascia. Ad organizzare il banchetto è stata la volontaria della Fondazione Santa Rita Rosa Scrimali. A coadiuvare nelle operazioni sono stati i bambini che compongono il gruppo delle piccole api di Santa Rita. Tanta la gente che si è avvicinata al banchetto per donare e compiere un gesto di beneficenza destinato oltretutto ad una fascia debole della popolazione come quella dell'infanzia con problemi di varia natura. Abbiamo il piacere di condividere con voi il nostro secolo di professione. Dal 1924 farmacisti nella nostra città. Il nostro logo racchiude con i suoi simboli il nostro amore per Licata e per la professione. E inoltre racconta la nostra storia iniziata 100 anni fa, nel 1924, con la prima donna iscritta all'Ordine dei Farmacisti di Agrigento, la dottoressa Teresa Cardella. Storia che è proseguita con il figlio Raffaele Gagliano, che ha trasmesso lo stesso entusiasmo e la stessa passione alle successive generazioni. Desideriamo essere all'altezza di chi ci ha preceduto nell'esaudire con professionalità e disponibilità le vostre esigenze e nel dispensare consigli utili a soddisfare tutte le richieste che riguardano cura, prevenzione e benessere. Farmacie Gagliano, al servizio della vostra salute. Terminati i campionati di Serie Tiro, che era appunto anche coinvolto in Licata e gli altri campionati regionali, è tempo di concentrarsi sugli altri siciliani, in particolare sul Palermo che sta disputando i playoff del campionato di Serie B. Palermo che oggi ha affrontato nel primo turno la Sampdoria. Vittoria doveva essere, vittoria è stata, i rosanera avevano 2 risultati su 3 a favore al termine 120 minuti, non sono serviti perché dopo 90 minuti è finito 2-0 con la doppietta di un giocatore inaspettato. Diakite che ha segnato un gol nel primo tempo, uno nel secondo tempo, regalando appunto la semifinale
playoff al Palermo, adesso sarà doppia sfida andata e ritorno contro il Venezia, l'andata si giocherà già lunedì qui alle mie spalle al Renzo Barbera, il ritorno dopo 4 giorni venerdì sul campo del Venezia, chi vince poi andrà a giocarsi la promozione in Serie A nella finalissima. Ricordiamo Palermo che dopo il fallimento nel 2020 è ripartito dalla Serie D giocando anche all'Icata dove perse 2-0 dopo l'andata al Renzo Barbera, e adesso dopo una rinascita lenta è arrivata a giocarsi i playoff per la Serie A. Appuntamento dunque lunedì sera sempre qui alle mie spalle alle 20:30 contro il Venezia per la semifinale playoff.